apparizione straordinaria, l'orribile delitto portuense, uccise a coltellate una madre della doppia vita, leggete tutti i particolari. Una donna, Maria Gizzi Magliozzi, è stata uccisa a coltellate a Roma nella sua casa, a Portuense, un rione popolare. Conduceva una doppia vita. Nell'appartamentino piccolo borghese di via Barsanti numero 30, in cui viveva assieme al marito e ai due figli, il telefono squillava spesso. L'assassino è entrato in casa nel pomeriggio. Probabilmente aveva preannunciato la sua visita con una telefonata. E qui, in questo angolo del salotto, ha colpito la donna alle spalle. Maria Gizzi era venuta a Roma dalla provincia molti anni or sono. Aveva 38 anni. Il delitto è stato scoperto dal marito nelle prime ore della sera. Dei due figli, Enzo di 9 anni e Fedina di 16, solo la ragazza aveva cominciato ad avere dei sospetti circa l'attività della madre. Il marito è un operaio, Giovanni Magliozzi. Era al corrente di tutto e per tale complicità è stato tratto in arresto. Trascorreva qui le lunghe, pesanti ore di attesa. Il signor Magliozzi veniva qui quasi tutti i giorni, era un cliente abitué. Beh, si metteva al primo tavolo appena si entra, con una radiolina, si ordinava un quarto e stava lì, buono, silenzioso, un cliente che non dava fastidio a nessuno, calmo, rispettoso. Ieri sera è venuto da circa un quarto alle 5 e è andato via pochi minuti prima delle 8. Non si è mosso mai di qui, ieri sera è stato sempre qui. Ma non tutti sapevano. Un calzolaio che abita poco distante dalla casa in cui è stato commesso il delitto ci ha detto. E vi dico francamente, io sono stato meravigliato quando ho appreso dal giornale questa mattina questa notizia. Perché la faceva una donna semplice, così, di campagna, perché non dava l'impressione di una donna così svelta, sveglia. A me non mi sono accorto mai di niente.